Ciao, sono la dottoressa Chiara Pollonio. Oggi volevo darti 7 consigli per migliorare il tuo aspetto fisico e mentale quando sei in menopausa o comunque durante il passaggio dall'età fertile alla menopausa. Non ti dimenticare mai l'esercizio fisico, non lo lasciare mai. Ti aiuta a sentirti meno pesante dagli stress, dai nervosismi, dalle ansie, dalle paure, dei cambiamenti. Ti aiuta a tonificare il corpo, ti aiuta a produrre minerali, a far circolare minerali, vitamine, che da sedentaria invece non restano fermi lì. Alimentazione, fondamentale la dieta variegata, quindi frutta, verdura, cereali se possibile integrali perché hanno un indice glicemico più basso, quindi non aumentano la glicemia nel sangue e hanno parecchie fibre, quindi ti aiutano anche a regolarizzare anche l'intestino, che col passaggio può diventare anche un po' più pigro. Bere tanta acqua, anche le tisane vanno benissimo, scegli magari la tisana che ti si attice di più, scegli la pianta giusta all'orario giusto. L'acqua puoi berla da sola, puoi berla con un succo di limone all'interno oppure con della frutta, puoi aromatizzarla come preferisci. Se vuoi delle proprietà antinfiammatorie puoi metterci anche un pezzettino di zenzero e un po' di succo di limone, ma bevi tantissimo, perché l'acqua aiuta a tutto, a trasportare vitamine e minerali, a fortificarti, a drenarti e depurare. Non dimenticare le proteine. Nella tua alimentazione ci devono essere anche carne, se non sei vegetariana o vegana, uova, latticini, perché no, pesce soprattutto, e anche le proteine vegetali che aiutano tanto. Fagioli, lenticchie, cicerchie, piselli. Aumenta il consumo di calcio e di vitamina D. Il calcio lo puoi trovare soprattutto nel pesce e nei formaggi. Puoi assumere degli integratori altrimenti. La vitamina D, a parte con l'integrazione, la trovi per esempio nell'olio di fegato di merluzzo e quindi nel pesce in generale. In più, tutti i giorni, se c'è il sole fuori, approfittane per fare una passeggiata al sole, esponendo alcune parti, come per esempio i polsi o le caviglie o il viso, il collo, ai raggi solari, in modo tale da produrre la vitamina D3. Il sole è l'unico che riesce a farti produrre la giusta quantità di vitamina D3, quindi quella che serve proprio per le ossa, oltre che per l'umore. Grazie.